Oggi parliamo specificatamente del corso che sta partendo la settimana prossima. Cercherò di spiegare quali sono i contenuti del corso dedicato allo speaking. Questo corso comincia il 14 di marzo, come sempre dura 20 ore e come sempre è articolato in 8 ore che vengono offerte in diretta, rispettivamente il 14, 21 di marzo, poi saltiamo per Pasqua e ci rivediamo il 4, l'11 aprile, dalle 17:30 alle 19:30. Le restanti 12 ore invece sono in asincrono, nel senso che poi troverete nella piattaforma di Open Minds delle lezioni preregistrate. Particolarmente nel caso di speaking ci saranno molti esercizi che possono utilmente essere ribaltati direttamente sulla classe, per cui il corso, come dicevo, ha una vocazione veramente tanto 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 pratica e tanto tanto spendibile, perlomeno questa quello che sto cercando di fare. Il prezzo del corso è 200 euro che sono pagabili sia privatamente oppure, visto che siamo un ente accreditato, con la carta del docente. Se qualcuno di voi fosse interessato in passato ha fatto dei corsi con noi, ha diritto ad uno sconto, quindi me lo faccia presente, come avete diritto ad uno sconto qualora vi iscriviate con un collega, fatemelo presente. Oppure se desiderate acquistare questo corso insieme ad altri corsi, per esempio se foste interessati al corso di listening che è già partito, però nel quale ci si può ancora immettere, è molto interessante perché, come ho avuto già modo di dire, sono effettivamente molto molto simmetriche queste cose. Gli esercizi su cui lavoriamo sono diversi, però i rimandi sono continui, perché alla fine della fiera parlare ed ascoltare sono veramente due metà della stessa mela. E anche una volta sviluppate queste competenze, arrivare a leggere e comprendere la lettura è tutta un'altra cosa, per cui diciamo che ci tengo veramente, il motivo per cui questi corsi li sto proponendo insieme anche nello stesso periodo è proprio perché vorrei promuovere una visione olistica di queste abilità che non sono ovviamente dei compartimenti stagni. Ma veniamo finalmente al corso di speaking. Ok, allora è suddiviso in quattro macro aree, quattro macro argomenti, che idealmente sono quelli che vengono sviluppati durante le 4 settimane in maniera, come possiamo dire, cronologicamente, ma anche logicamente, conseguente. Cominciamo da un focus sulla pronuncia, okay, che non vuol dire fonetica. Adesso ne parliamo. Che cosa intendo pronuncia quando parliamo di speaking? Non è la fonetica, è un'altra cosa. Dopodiché passiamo invece alla formazione guidata, quindi esercizi specificatamente per aiutare i bambini, guidare i bambini a formare frasi, quindi sostanzialmente applichiamo, chi ha già fatto magari il corso con me, con il sentence building, troverà delle cose che già conosce, formazione guidata delle frasi, applichiamo il sentence building a che cosa? Alle attività comunicative, quindi esercizi nei quali i bambini hanno un frame che li aiuti a comunicare, a parlare e mano a mano diventare sempre più meccanici su quei pattern ricorrenti. Ok, ho già spiegato grosso modo qual è il punto, è uno scaffolding, ok, sostanzialmente dell'abilità. Ok. Poi passiamo alla terza lezione, che forse è la più pratica di tutti, ovvero sia esercizi sempre non solo più per parlare, per formare le frasi, ma per entrare in comunicazione. Quindi abbiamo lavoro di produzione, di comunicazione, di risposta e lavoriamo anche su come l'insegnante si deve muovere per correggere ed eventualmente riformulare in questa frase, in questa fase. Ovviamente qua il punto è come possiamo dire, l'equilibrio tra fluency e accuracy, per cui evidentemente questo è un punto nel quale naturalmente molto fa la sensibilità dell'insegnante, la conoscenza delle condizioni specifiche di quel singolo bambino, ma si possono dare anche delle linee guida interessanti, specialmente sul come, oltre che col quando intervenire. E in ultimo, l'ultima lezione, modelleremo una serie di conversazioni, visto che il nostro orizzonte normalmente è la 1, utilizziamo come canovacci i test orali sia di Trinity, ok,
ok? Qui non l'ho scritto, però ci sono anche gli esercizi basati sul Trinity 2 e 3, ok? Sì, ovviamente status e movers, non importa se poi i vostri bambini non fanno status e movers, ma quello è un pochino, diciamo così, l'orizzonte entro il quale vi dovreste muovere a scuola. Ovviamente i bambini vengono testati tramite l'INVALSI, che è un test di competenze ricettive tarato sul livello A1, pre-A1. Noi facciamo la stessa cosa per avere un punto in un'ottica olistica, per avere delle competenze, come possiamo dire, proporzionate anche nell'area dello speaking, cosa che non sempre si riesce ad ottenere. Effettivamente non sempre i ragazzini che escono dalla quinta elementare hanno quel livello lì anche in produzione. Cercheremo con questo corso di garantire delle condizioni migliori da questo punto di vista. E cominciamo, come dicevo prima, spezzettiamo tutto, analizziamo tutto, cominciamo dalla pronuncia, o meglio dire dall'articolazione. Allora, che cos'è l'articolazione? L'articolazione è quella sequenza di movimenti che fanno tutti in sequenza, appunto, ma anche non soltanto sequenzialmente, ma contemporaneamente, molto complessa, tutti quei movimenti che noi facciamo con il nostro apparato fonatorio nel parlare. Evidentemente sono movimenti che, se noi la lingua l'abbiamo automatizzata, non ci stiamo pensando, no? Vanno in maniera automatica, evidentemente. Chiaramente quali facciamo in maniera automatica e con enorme precisione? Perché, per essere chiari, il movimento deve essere preciso, altrimenti, anziché venirmi fuori un fonema riconoscibile, mi viene fuori un suono che nessuno sa interpretare. Ovviamente quello che è ovvio è che noi siamo abituati a produrre con ottima precisione e senza pensarci i movimenti tipici della nostra lingua. Movimenti a cui non pensiamo più perché abbiamo imparato da piccoli, che ormai sono stati automatizzati, okay? Come se fosse una sorta di danza che abbiamo imparato a fare. Ok, vabbè, ho messo semplicemente questa bambina simpaticissima che fa un movimento che, se noi adesso non siamo più abituati a fare, credo che non ci verrebbe con la medesima naturalezza ed efficacia. La stessa cosa sarebbe quando noi afferriamo, pensate a che danza muscolare, facciamo le cose più semplici come afferrare, camminare, eccetera. Lo facciamo, ripeto, con fonemi, quindi complessi articolatori a cui siamo abituati. Nella lingua inglese ci sono alcuni fonemi che in italiano non ci sono, quindi potremmo dire, ecco, la difficoltà della lingua inglese sta nella pronuncia di quei suoni che in italiano non ci sono, che quindi il nostro apparato fonatorio non è abituato a fare. Per esempio, questi sono tre suoni che in italiano non ci sono, e che statisticamente vengono sbagliati. Ok, tre suoni dove statisticamente gli italiani fanno degli errori. Ok, questo è quello che dicevo prima: più abbiamo automatizzato i movimenti, più maggiore è la precisione, minore è la fatica. Tuttavia, possiamo veramente dire, ok, che la difficoltà per noi italiani nel parlare in inglese è la pronuncia? Io credo che se noi facessimo un sondaggio, tutti quanti, cioè tutti quanti, una buona maggioranza delle persone identificherebbe proprio nella pronuncia dell'inglese la difficoltà per noi italofoni. Ma la domanda l'ho riformulata, la riformulo perché non l'ho formulata bene, è: la difficoltà che noi italofoni incontriamo, ed è oggettivo, nel parlare in inglese, è veramente legata soltanto al fatto che ci sono 16 fonemi, 16 suoni linguistici che in inglese ci sono e in italiano no? È veramente quello il punto? Signori, io ci ho pensato tanto a questa cosa e ritengo che no. Il punto non può essere, di una difficoltà così generalizzata, il fatto che ci siano in inglese dei 16, tra l'altro neanche moltissimi, fonemi, cioè suoni linguistici,
linguistici che in italiano non ci sono. La difficoltà, ahimè, è più profonda. Non sta precisamente nel singolo fonema, bensì nelle caratteristiche articolatorie della sillaba e non del fonema. In realtà, se ci pensiamo, se vogliamo fare un minimo di riflessione, il fonema è veramente necessario, è veramente l'unità minima che ci serve per fare la corrispondenza tra fonema e grafema, ovvero sia quell'unità di misura fondamentale che sta alla base della questione della lettoscrittura. Perché, che cos'è la lettoscrittura? Un sistema simbolico dove io simboleggio per l'appunto ogni singolo suono fonetico con una lettera, ed è per quello che il fonema è da questo punto di vista fondamentale. Ma se noi vogliamo cambiare il tipo di analisi e riflettere sul perché gli italiani fanno fatica a parlare in inglese, in realtà dobbiamo capire che l'unità minima della parlata in inglese non è il fonema, bensì la sillaba. E tra l'altro, se vogliamo confrontare il sistema fonetico, cioè dei singoli suoni fonetici in italiano e in inglese, non è così tanto difficile, così tanto diverso. Se ci pensiamo, l'italiano e l'inglese alla fine della fiera pronunciano utilizzando esattamente gli stessi organi. Guardate che se ci pensate non è ovvio, per esempio il francese utilizza la nasalità, che in italiano praticamente non esiste se non quando pronunciamo moltissimo. Quindi il francese da questo punto di vista è effettivamente più difficile dell'inglese, oppure ci sono delle lingue non europee che pronunciano una serie di fonemi addirittura a livello della gola, ok? In Italia l'inglese al massimo l'aspirazione, che per noi effettivamente non è difficile da pronunciare. Io ci ho riflettuto tanto su questa cosa e sono arrivata a questa conclusione. Se parliamo di difficoltà nella lettoscrittura, sì, allora il punto può essere il fonema, o meglio, il punto è una scrittura, cioè un sistema simbolico che non è univoco, a differenza dell'italiano, nel rappresentare il fonema. Quindi dobbiamo identificare bene il fonema e dobbiamo conoscere le regole della lettoscrittura. Ma se vogliamo capire perché per un italiano è difficile parlare in inglese, dobbiamo invece guardare a quali sono le regole di movimento, di articolazione delle sillabe. E allora lì, se ci guardiamo bene, ci rendiamo conto che la differenza tra l'italiano e l'inglese è veramente molto profonda, molto più profonda di quei 16 suoni fonetici che loro hanno e noi non abbiamo. Abbiamo una diversità nell'organizzazione del movimento che è drammatica tra l'inglese e l'italiano. Questa diversità, tra l'altro, giustifica, oltre che alla difficoltà meccanica nel pronunciare l'inglese, anche una serie di difficoltà a livello di listening comprehension. E lì arriviamo sempre allo stesso discorso, che questa formazione è legata alla formazione in listening, perché una volta che invece noi scopriamo questi meccanismi che da una parte informano la pronuncia e dall'altra informano l'articolazione, veramente ci cambia completamente lo sguardo sulle due lingue. Ok, ma andiamo un attimo ad analizzare questa questione. Perché dico che l'italiano e l'inglese da questo punto di vista sono drammaticamente diverse? Pensiamoci. Allora, l'italiano ha una prevalenza di parole lunghe. È vero o non è vero? La stragrande maggioranza delle parole italiane sono piane. Piane vuol dire che l'accento è sulla penultima, quindi abbiamo minimo due sillabe, ok? La stragrande maggioranza delle parole italiane sono bisillabe o trisillabe, ok? E nel pronunciare queste parole noi abbiamo una certa regolarità, ovvero sia, questo l'ho fatto nel libro, se noi analizziamo delle frasi e poi vediamo come sono costruite quelle sillabe, vediamo che sostanzialmente l'italiano si costruisce come una catena e gli anelli di questa catena sono molto molto regolari, molto molto simili tra di loro. Perché questo? Perché l'italiano riposa, perlomeno utilizza moltissimo la vocale per trasmettere significato, quindi in
ogni singola sillaba si prende il tempo dell'articolazione chiara della vocale, il che lo rende molto regolare perché in ogni singola sillaba, a prescindere che sia accentata o meno, noi ci dobbiamo riprendere il tempo della pronuncia, e questo fa che l'italiano sia una lingua, si dice, isosillabica, dove grosso modo le vocali hanno sempre la stessa lunghezza, ed è per questo che le nostre parole sono delle specie di catene molto 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 regolari. In inglese non funziona così. All'inglese, per trarre significato, non servono particolarmente le vocali. Tanto è vero che in inglese le vocali possono avere delle durate completamente diverse l'una dalle altre. Ci sono delle vocali che vengono enfatizzate e pronunciate completamente, ma molto spesso, le vocali inglesi in realtà vengono ridotte a dei puri fiati vocalizzati, non hanno praticamente più nessuna reale forma. Quella che chiamiamo schwa è sostanzialmente la non forma della vocale, è un suono completamente centrale che esce dalla bocca senza che le nostre labbra facciano assolutamente niente per dargli una conformazione. È un suono che semplicemente è un rilassamento, ok? Perché ogni singola alternanza di consonante e vocale è come se fosse una pulsazione. Durante la consonante io stringo, ok? E poi la vocale rilassa, quindi molte, molte vocali in inglese non hanno, come in italiano, una forma che comunica il significato, sono delle semplici rilassamenti, ok? La schwa è sostanzialmente un semplice rilassamento. Quindi sostanzialmente, per tornare alla nostra questione di perché faccio fatica io italofona a parlare l'inglese, perché il mio cervello e il mio apparato articolatorio sono abituati a un ritmo regolare, mentre in inglese io ho un ritmo completamente diverso, un ritmo molto sincopato, perché abbiamo tantissime parole monosillabiche, ok? E un ritmo estremamente variabile, come se fosse una canzone poliritmica che cambia effettivamente. Perché? Perché è normale in inglese un'alternanza di sillabe con intensità completamente diversa. Questo evidentemente mette in difficoltà la mia organizzazione motoria, la mia pianificazione, a meno che, ed è questo il punto dove vogliamo arrivare nel corso, non ci alleniamo a lavorare in maniera diversa. È un po' come se noi fossimo bravissimi a ballare, che ne so, il valzer, e a un certo punto dobbiamo allenarci per ballare, non so, non sono esperta di ballo, ma qualcosa di molto molto più veloce, ok? In qualche maniera. Arriviamo agli esempi. Allora, sostanzialmente il 60%, guarda che non è poco, è tantissimo, il 60% delle parole sono parole monosillabiche. Anche per questo vi dico che la difficoltà non è necessariamente nella pronuncia, no, della singola parola. Cosa c'è di più facile da pronunciare di una parola da sola? Il problema è quando noi le parole si mettono insieme, ok, e creano delle catene anche di parole monosillabiche, dove esiste una continua varianza. Perché? Perché, come sapete benissimo, in inglese ci sono le content words, le parole che portano significato, che vengono pronunciate interamente. E ci sono le function words, che sono le parole che non portano significato, che invece vengono asciugate, accorciate. Per cui una frase come the red cat is big and fat, the red cat is big and fat, nonostante sia completamente formato da monosillabi, non suona assolutamente come suona in italiano, suonerebbe in italiano the red cat is big and fat. Assolutamente no, nonostante siano tutti monosillabi, suona poliritmico. The red cat is big and fat. The red cat is big and fat. Questa è una cosa a cui dobbiamo semplicemente allenare il nostro sistema. Andiamo avanti con le parole bisillabe, no? Che sono un pochino la normalità dell'italiano. Per esempio la parola pena, ok? La parola pena l'ho fatto veramente leggerissimamente più grande, perché l'accento allunga leggermente la prima vocale rispetto alla seconda. Ho provato, se non vi ho messo qui i diagrammi, ho provato a registrarmi con i motorini lì di software audio di mio figlio, effettivamente c'è una differenza infinitesimale, ma c'è. Quindi pena,
è leggermente più lungo di na, una cosa piccolissima. Ma se io arrivo a pronunciare invece un bisillabo in inglese, un bisillabo piano, ok, la differenza rispetto a pena si sente un sacco. Mother, pena, mother, pena, mother. E se passo invece ad un trocheo, mistake, mistake. Quindi c'è una grossa differenza anche nell'ambito di parole confrontabili per la lunghezza delle sillabe. Non dovete credere a me, vi faccio sentire la madrelingua che li pronuncia, per cui potete apprezzarlo direttamente con un accento originale. Ve lo faccio sentire immediatamente. Eccola qua. La maggior parte dei verbi sono giambi. Advice, attack, complete, confess, discuss, indeed, mistake. Album, basket, dentist, mother, muffin, bag. Spero che in questo momento abbiate sentito che c'è una certa differenza. Poi vediamo che cosa succede quando queste parole le mettiamo in una frase, perché è lì che ovviamente casca l'asino. Siamo tutti capaci di pronunciare la parola singola. Il problema è che cosa succede quando l'articolazione si complica perché abbiamo una sequenza complessa. Ma andiamo oltre, prima di arrivare a questa cosa, e vediamo cosa succede con i trisillabi. Abbiamo esattamente la stessa cosa. Questa è una parola italiana trisillaba, piana, dolore, dove lo è leggermente più lungo di do e re, leggermente, questione di veramente millisecondi. Se io invece ho una parola trisillaba sempre piana in inglese, la differenza è veramente drammatica. Creation, creation, dolore, creation. Quella A è molto più lunga della lo che noi pronunciamo in italiano ed estremamente più lunga soprattutto in rapporto, in proporzione rispetto all'ultima sillaba che è sostanzialmente una sillaba accennata. Creation, creation. Adesso, purtroppo di questa non ho la madrelingua qua con il video, in realtà questo è un esempio che ho preso da una madrelingua americana che fa esattamente questo tipo di esercizio, quindi sono ispirata moltissimo per creare questo corso, se avrete l'occasione di sentirlo, effettivamente sarà quasi impressionante la maniera in cui effettivamente vengono date forme a queste parole utilizzando le lunghezze, è una cosa a cui raramente si fa caso, di cui raramente si parla, ma che in effetti a livello articolatorio, a livello anche poi di percezione della parola nello speaking, nel listening, chiedo scusa, fa veramente tanta differenza. Ma la differenza più grossa è il fatto che una cosa è concentrarsi sulla singola parola e capire il pattern articolatorio delle parole. Ben più complicato invece quando queste parole vengono messe nelle frasi, perché la regola per cui la vocale e quindi la sillaba più importante è lunga e di converso per compensazione si accorciano quelle che sono lontane dall'accento tonico, non vale soltanto all'interno della singola parola, ma diventa ancora più vera nella frase. Adesso io non sono di madrelingua, la mia pronuncia non è fantastica, ma provo a darvi un saggio di questa cosa. I like dancing and singing. I like dancing and singing. I like dancing and singing. Sostanzialmente qui abbiamo una frase molto semplice con quattro content words, quindi quattro parole che portano significato e che in quanto tali vengono pronunciate più forte, ed una function words and, che viene sostanzialmente smanciucchiata, si sente a malapena, quindi I like dancing and singing. Tuttavia, se la medesima frase, eppure queste parole sono content words, si allunga, è come se ogni parola, tranne la più importante o le più importanti in assoluto, fossero ulteriormente ridotte. Ovviamente quale più importante dipende dal significato, no? Che vogliamo sostanzialmente passare. Immaginiamo che in questo caso io voglio sottolineare che proprio i miei hobbies preferiti sono dancing and singing, quindi il massimo, diciamo così, dell'importanza della frase va qua. Suonerebbe qualcosa come My favorite hobbies are dancing and singing.
Vuol dire che sostanzialmente queste parole sono organizzate per avere più enfasi e queste si accorciano ulteriormente. Quindi la differenza tra l'articolazione non è soltanto nel contesto, perché è proprio una questione di ecosistema della parola, ma è proprio nel contesto, ovvero nell'ecosistema della sillaba. Questo per un cervello, per un sistema articolatorio come il mio, abituato alle catene regolari, che quindi è abituato a prendersi il suo tempo per pronunciare, a prendersi il suo tempo per capire, effettivamente risulta disorientante. Ed è il motivo esattamente per cui il primo esercizio che noi dobbiamo fare per, intorno a bomba, aiutare i nostri bambini a parlare è allenare alcuni specifici pattern motori e allenarli esattamente come se facessimo, che ne so, aerobica, allenarli a tempo in qualche maniera. Quindi sostanzialmente il tipo di esercizio che vediamo nella prima lezione del corso è quello di abituarsi a pronunciare alcuni pattern che sono frequenti in inglese. Ha senso? È importante? E io ripeto, penso di sì, esattamente come, ed è questa la metafora che vi vorrei proporre, quando voi conoscete un passo di danza, per esempio, e a un certo punto state ballando e quel passo di danza l'avete automatizzato, quel passo di danza lo avete imparato, lo cacciate anche estemporaneamente nel ballo e quel passo di danza vi viene bene perché quel passo di danza l'avete già esercitato, automatizzato e lo conoscete. Quindi sarete pronti ad inserirlo in qualsiasi ballo, sostanzialmente. Tra l'altro, questo tipo di lavoro fatto in classe è un tipo di lavoro divertente, a mio avviso. È una maniera di avvicinarsi allo speaking estremamente, estremamente inclusiva. Pensate alle vostre classi dove sostanzialmente ci sono dei bambini che magari fanno anche le lezioni private, che magari sono quelli che sono bravi in tutto perché sanno tante cose, sanno tante regole di grammatica. E invece quegli altri bambini che tipicamente restano indietro. Bene, nel momento stesso in cui noi facciamo esercizio sensomotorio, in cui una delle nostre materie viene declinata in una maniera pratica, ok? Quasi manuale, effettivamente andiamo a riallineare i blocchi di partenza. Sono degli esercizi che riescono, oltre ad essere utili veramente a tutta la classe, perché se sei italofono, tu comunque sia certe rigidità o perlomeno certe abitudini articolatorie ce le hai, per cui servono veramente a tutti, ma vai a dare una chance di buon lavoro anche a quei bambini che quando facciamo un tipo di lavoro più strettamente intellettuale, scolastico, basato sullo studio, restano indietro. È veramente una maniera per rimescolare un po' le carte. Come dicevo, questa è Ada, quindi questa maestra americana a cui mi sono ispirata tantissimo per creare questo corso e cominceremo con i suoi esercizi, che sono esercizi di sensibilizzazione della bocca, di riscaldamento, di abitudine ai pattern frequenti, che non sono ginnastiche in sé per sé, ma noi, a differenza, diciamo così, di Ada, che invece lei è cantante, noi cercheremo di darci una regola che possa essere immediatamente utile e la regola che mi sono data io è, in questi esercizi fisici, cercare di seguire la frequenza, quanto sono più comuni le sillabe dell'inglese, per cui nell'inglese la maggior parte delle sillabe sono sillabe chiuse, ci alleniamo ad esercitare le più comuni delle sillabe chiuse. Successivamente, un po' meno frequenti sono le sillabe CVCE, quelle con la lettera finale silente e l'altra vocale che si allunga. Faremo esercizi su queste, ma tale che ci esercitiamo di più da una parte su quelle oggettivamente più difficili, ma dall'altra soprattutto su quelle che sono oggettivamente più frequenti, perché abbiamo poco tempo in classe e vogliamo utilizzarlo il meglio possibile. Infatti, mi sono divertita moltissimo, mi sono scaricata per frequenza l'elenco delle sillabe inglesi ordinate per frequenza, per cui gli esercizi che faremo saranno esercizi utili. Ok, va bene, questo l'ho detto. Passiamo alla seconda parte del corso, quella ci allarghiamo, no? Diciamo così, basata sulla frase, perché sì, è certo, è importante che noi impariamo a pronunciare, perché poi quando dobbiamo parlare dobbiamo essere veloci ed automatici, perché se non siamo veloci ed automatici non parliamo più.
o parliamo facendo degli errori e ci sentiamo imbarazzati e tutto quello che normalmente blocca la nostra conversazione. Ma l'altro motivo che può bloccare la nostra conversazione è che magari sappiamo le parole, ma non le sappiamo mettere insieme in frasi. Quindi prima abbiamo fatto un lavoro più fisico, adesso facciamo un lavoro più organizzativo. La logica che ho cercato di usare per aiutare i bambini a costruire le frasi, okay, sostanzialmente si basa su questi quattro pilastri. Il sentence building, i lexical chunks, che sono quei pezzi, adesso ne parliamo, prefabbricati di linguaggio, e la tecnica delle teste code. Ok, vediamo un pochino di che cosa sto parlando. Allora, innanzitutto la base, uno degli esercizi base per costruire le frasi sono le cosiddette tabelle di sostituzione. Le tabelle di sostituzione sono degli straordinari, come possiamo dire, strumenti per aiutare i bambini a diventare consapevoli della struttura della frase. Ok, sono semplici da utilizzare, sono efficaci, sono anche divertenti e danno soddisfazioni. Possono essere una maniera implicita per sensibilizzare alla grammatica e ai legami sintattici nella frase. Impareremo come utilizzarle, vedremo delle idee su come utilizzarle, per esempio nel corso del CLIL le utilizziamo per strutturare le attività di speaking e di presentazione. Ci sono mille maniere, sono uno strumento super versatile, quindi parleremo di questo. Questa è una maniera per utilizzarle, per esempio per sensibilizzarle rispetto ad alcuni, come possiamo dire, temi grammaticali. Insomma, diciamo che sono uno strumento di una versatilità assoluta che sicuramente andremo a vedere. Parleremo anche, e qui vabbè, sono orgogliosa perché sono la mamma di questo tipo di struttura, parleremo anche della tecnica del semaforo e la tecnica dell'arcobaleno, di cui forse avete già sentito parlare se avete fatto dei corsi con me. Qual è in estrema sintesi? In estrema sintesi si può notare che la frase minima inglese è un semaforo, ok? In un certo senso è questa qua, la seconda che vedete. Rosso va a simboleggiare l'articolo, giallo va a simboleggiare il nome, verde va a simboleggiare il verbo. Rosso, giallo, verde. Perché rosso, giallo e verde? Perché semaforo? È chiaro che si tratta di una convenzione, ma ho voluto scegliere come convenzione una sequenza che i bambini già conoscessero. Perché è importante? Perché è una sequenza universale. Cioè la frase minima in inglese è sempre fatta così. Ok, sostanzialmente. In italiano, per esempio, potrebbe bastarmi anche soltanto il verde, no? Piove. Mangia. In inglese, che invece è una lingua nella quale il verbo non mi dà abbastanza informazione per omettere il soggetto, io ho tipicamente un semaforo. Okay. Va bene, ma questo, diciamo che è l'informazione giusta per farvi capire questo schema che avete davanti. La domanda che ho rappresentato tramite questi colori è, per esempio, what color is the cat? Ok? Per cui ho isolato il semaforo e questa è la risposta. The cat is red. Ok, la regola ti dice che il semaforo rosso, giallo, verde nella frase introdotta dal predicato nominale viene girato in un semaforo inverso. Verde, rosso e giallo. Is the cat. The cat is. Questa è una maniera che aiuta i bambini a capire come formare la frase dal punto di vista sintattico, eccetera. Per cui lavoreremo un pochino con questa struttura. Chi ha già fatto il corso sul language building già le conosce queste cose. Per cui lavoreremo un pochino su questo, presentando le strutture fondamentali e come rappresentarle facilmente e utilizzarle produttivamente per, come possiamo dire, programmare le proprie frasi, ma poi adatteremo il lavoro anche alla pronuncia. Come vi dicevo, ci sono delle parole che sono più importanti, che portano l'accento, che vengono pronunciate in maniera completa. Ci sono delle parole che invece vengono ridotte. In questo caso, se io ti chiedesse what color is the cat? What color is the cat? What? Eccolo qua. Color is the cat. What color is the cat? What color is the cat?
The cat is red. The cat is red. Per cui non lavoriamo, cioè lavoreremo sia sul discorso grammaticale e sintattico, sia sulla sua interpretazione alla luce di tutto quello che abbiamo detto sull'articolazione della sillaba e le durate di pronuncia. Ok, facciamo un altro esempio. Siamo passati qua al predicato verbale. Ok, per esempio, does, oh, sono veramente assolutamente niente. Does the bird fly? Ok. Does the cat run? Ok. The cat runs. Per cui questa è la domanda. Lo vedete sotto? Does. Questo rosso simboleggia sempre l'articolo, questo giallo simboleggia sempre il nome e questo verde simboleggia sempre il verbo. Come vedete, la struttura è sempre la stessa, il semaforo. Okay. E poi aggiungiamo la frase di domanda. Quando c'è, scusate, l'ausiliario di domanda. Does the cat run? The cat run. Ovviamente bisogna mettere la S, non me la sono dimenticata che non volevo spiegarvi tutto quanto stasera, insomma. Però, dopodiché, dopo che abbiamo aiutato i nostri bambini a formare la domanda dal punto di vista sintattico, la posizione delle parole, metteremo le nostre S, faremo tutto quello che è necessario fare dal punto di vista grammaticale per programmare quello che andremo a dire, ok? Dopodiché ci faremo anche un lavoro articolatorio. Does the cat run? The cat runs. Does the cat run? The cat runs. Gli articoli sono function words, vengono asciugati, pronunciati più piccoli. Come capite perfettamente, questo è importante da sapere sia per orientarsi nella listening che per orientarsi nello speaking. Per questo dico sempre che i corsi sono legati. Questo corso è di grande concretezza, per cui in questo caso lavoreremo moltissimo non soltanto sulla programmazione grammaticale della frase, ma anche proprio sulla sua articolazione, sulla base di quello che abbiamo imparato sulle content words e function words. Lavoreremo poi anche, che è molto molto importante, sui lexical chunks. Cosa sono i lexical chunks? Sono praticamente le frasi fatte. Okay? I pattern prefabbricate, le formule di linguaggio, okay? Le frasi lessicali, le units ready-made, pronte da usare, come le vogliamo chiamare. Sono tante tipologie di lexical chunks che noi utilizziamo in continuazione mentre parliamo, sono quelle parti del discorso che noi buttiamo avanti senza veramente pensare, sono già fatte, vengono da soli, sono automatiche. In un certo senso, per cui possono essere le polywords, appunto, by the way, polywords, ok, che viene lessicalizzata e va avanti da sola, e non penso che cosa dia dopo by, ok? Le collocations, come vi faccio sempre l'esempio in italiano, un buon caffè, non mi viene mai da dire un ottimo caffè, un caffè eccellente, un caffè discreto, no, ma se tu vuoi bere un caffè, diciamo, è un buon caffè, ok? Un buon caffè è una collocation, viene naturale metterle insieme. Come tutte le altre istituzionalizzate, le espressioni istituzionalizzate, a ragion veduta, per esempio, e così via. Anche in inglese ce li hanno ed impararne alcune, ok, ci aiuta sicuramente ad essere più fluenti, per cui non esiste un buon corso sulla fluenza, sia pure a livello A1, anche se poi queste cose chiaramente sono più importanti a livelli più alti, ma anche a livello 1 noi diventiamo più fluenti se impariamo quei pezzetti di frase che ai madrelingua vengono automatici. Ok. E poi faremo tanti esercizi anche sulla base di lessico istituzionalizzato, ma non solo, per come possiamo dire, le diverse possibili connessioni tra le frasi. Ok, faccio sempre il mio esempio, questo diventa un lavoro molto carino per proprio gli esercizi orali. Faccio vedere. Ok, posso dire I will get going, I will fix it, per esempio. I'd like to do something.
I'm going to think about it, oppure I'm going to get going, oppure I'm going to fix it, e così via. Insomma, ce ne sono tante maniere. E questo diventa un bel lavoro sia dal punto di vista della organizzazione proprio viso-spaziale della frase, sia proprio dal punto di vista, lavoreremo sempre anche su quello del come lo pronuncio. Okay. E così via, diventano sempre più complessi questi giochi qua. Finalmente faremo questi, vabbè, non c'è niente di nuovo, li avrete visti mille, mille volte, gli esercizi di conversazione, per esempio vi parlo di quello che faccio il pomeriggio, però sempre con questa forma di tavola di sostituzione che mi aiuta, soprattutto aiuta i bambini che hanno bisogno di... di attivare più sensi contemporaneamente, di programmare vedendo e toccando qualche cosa, queste sono tavole di sostituzione che aiutano la fluenza nella conversazione, nel senso che aiutano a programmare. Per cui cosa faccio? I go to the gym, by train. Magari un po' lontano, by train, ma non ci siamo capiti. Oppure my friends go to the pharmacy by bus, e così via. No, sono esercizi di questo genere qua. Poi, e questo ci tenevo a farvelo vedere perché secondo me è bellissimo, cioè adesso non è che voglio, però ci ho lavorato tanto, mi ha appassionato tanto, in questa forma qua non l'avevo ancora presentata, come dico sempre l'idea base da cui mi sono ispirata è un libro, particolarmente questo, ve lo faccio vedere, ce l'ho qua, ok? Di Santina Spiriti, in realtà il concetto non è, cioè soltanto ispirato a quello, io poi l'ho sviluppato alla mia maniera, cioè con una certa sensibilità rispetto al parlato, mentre questo è molto sullo scritto. Vi spiego l'antefatto così riesco a chiarirvi l'esercizio. Quando noi parliamo in inglese, abbiamo due grosse cose a cui dobbiamo diventare sensibili, sia per capire bene gli inglesi, sia per pronunciare bene. Uno, l'abbiamo visto prima, è la differenza tra content words, cioè le parole che portano significato e che sono più importanti, vengono pronunciate più lunghe, con più energia e in maniera più articolata rispetto alle function words che invece vengono ridotte, quello che abbiamo visto prima, e questa è una cosa. La seconda cosa è diventare sensibili al tipo di informazione che viene veicolata tramite l'intonazione musicale. L'intonazione musicale ce l'abbiamo anche noi, ogni singola lingua ha un'intonazione musicale. Pensate che quando noi eravamo nella pancia della mamma, sì, è vero che al quarto mese di gestazione ci è partito l'udito, ma noi in realtà, in un certo senso, sentivamo prima, perché la prima nostra percezione del rumore non è avvenuta tramite l'orecchio, ma attraverso il tatto. Il rumore sono vibrazioni. E anche quando eravamo nella pancia della mamma e le nostre orecchie funzionavano già, non sentivamo i rumori nella maniera in cui siamo abituati a sentire adesso. Il nostro rumore preferito era la voce della mamma, ma noi non sentivamo i fonemi perché i fonemi non filtrano attraverso le membrane e attraverso il liquido. Ok, questa è una cosa che sapete perfettamente. Se al mare andate sott'acqua e una persona vi parla sopra, da fuori dall'acqua, magari voi la sentite, ma non siete in grado di sentire i fonemi. Che cosa sentite? Provateci magari quest'estate, perché è un'esperienza simile alla vostra primissima esperienza uditiva. Voi sentite la musica del linguaggio, sentite se le parole sono lunghe, sono corte, se va su o se va giù. Ok? Sostanzialmente, noi quando siamo nati avevamo un'idea piuttosto chiara della lingua della nostra mamma, al punto che i neonati sono in grado non solo di riconoscere la voce della mamma tra tutte le altre voci, ma la lingua della mamma la riconoscono tra le altre lingue anche se la parla un'altra persona. E voi mi chiederete: ma come facciamo a riconoscere la lingua della mamma se non sentiamo i fonemi? Noi riconosciamo la musica della lingua della mamma, la musica della nostra lingua natia, della nostra lingua natale, della nostra madrelingua. Quindi in realtà le intonazioni, la voce va su, la voce va giù, è molto importante perché trasmette un significato, perché noi siamo in grado di capire se una persona ci sta dando un ordine oppure ci sta facendo una domanda, anche senza sentire le parole che ci dice, soltanto dalla musica. Quindi diventare sensibili alla musica della lingua, che la lingua straniera è diversa dalla musica nostra, evidentemente, e imparare a pronunciare rispettando la loro musica vuol dire essere più efficaci nel trarre significati e dare significati, nel comunicare e capire.
Quindi mi sono messa a lavorare sulle domande. Allora, la forma delle domande che cominciano con le WH questions in inglese, le famose domande aperte, ok, hanno una forma un po' ad ombrello, ok? Si dice che effettivamente sia discendente, effettivamente l'ultima parola scende, ok? Però non è che la frase è ripida così. La frase in centro è come se si dilatasse, ok? Come se lievitasse. E sale un pochino a metà, la forma di un ombrello. Ok. È una forma abbastanza simile in realtà alla risposta, oppure allo statement, come possiamo dire, all'affermazione. E se ci si lavora un secondo, io me la sono fatta pensando alle partiture per la chitarra, il mio figlio suona la chitarra, possiamo. Credo trovare un interessante parallelismo sia dal punto di vista dell'altezza delle parole, sia dal punto di vista del quale parola sto dicendo, tra la forma della domanda e la forma della risposta. Cioè, ve lo faccio vedere perché è più chiaro, ho visto. Quindi, where are you going? Fa questa forma qua. Where? La domanda. Are you? Verbo e soggetto. Going. E guardate com'è simile. I am. Are you? I am going home. Quindi abbiamo sostanzialmente la nostra domanda. Where going? È la domanda. Dove andare? Ok? E la risposta. Going home. Mentre chi sta facendo qualche cosa in un certo senso è qua in alto. Ora, questo tipo di schema non sarà scientifico e matematico al 100%, ma io credo che aiuterà moltissimo i vostri bambini non solo a pronunciare bene le domande, ma anche a costruire bene lo schema di domande e risposte, perché se cominciamo a costruire così le domande, abbiamo un ottimo aiuto per costruirle non solo dal punto di vista intonativo, ma anche dal punto di vista grammaticale. Siete d'accordo con me? Guardate. Are you? È come se fosse una specie di chiasmo, è come se fosse una specie di specchio, ok? Lo vedete lo specchio? Questo è lo specchio. E qui in basso abbiamo la domanda, where going? E la risposta, going home. Vediamo degli altri esempi. What do you study? Sentite? What do you study? La sentite? What più bassa? Do you study? L'ombrello. What do you study? L'avete sentito? Risposta. I study math. Riproviamo. What do you study? La sentite l'intonazione d'ombrello? Risposta. I study math. La sentite che scende? Ora, qui abbiamo la nostra domanda. What study? Risposta. Study math. E qui invece abbiamo quello che ci aiuta dal punto di vista grammaticale a formare la frase. Do you? I. A specchio, evidentemente, è uno specchio. Vediamo un altro. Why did you call? Why did you call? Why did you call? Ok, domanda. Why? Call. Perché chiamare? Ok? Because need help. Why did you call? Because I need help. Ok? Because I need help. Se dicessi invece, come ho detto prima, because I need help, ho dato enfasi perché è effettivamente un po' drammatica come risposta. Vediamo invece le classiche domande aperte, quelle che lasciano veramente sospesa la forma d'ombrello perché deve essere completata in qualche maniera. Qui l'ombrello è un po', come possiamo dire, la metà tra domanda e risposta. Are you, scusate. Are you Greek? Mi si alza l'ombrello? Yes, I am. Ecco, la forma dell'ombrello c'è lo stesso. Are you Greek? È la domanda. Le domande senza WH question, che sono quelle che richiedono una risposta breve, sì o no?
Ok? Sei greco? Sì, sei greco? No, non è che puoi dire qualche cosa di lungo. Are you Greek? Yes, I am. E l'intonazione fa così, sale. Are you Greek? Yes, I am. Ok? Quindi farò formare sempre la mia forma dell'ombrello. Ne vediamo un'altra. Can you swim? Can you swim? La risposta può essere sì o no. Yes, I can. Se la sentite? Can you swim? Yes, I can. Ok, e questo sarà il tema della terza lezione, inoltre come intervenire, eccetera. E per finire, vado veloce su questa, perché delle tre lezioni fatte fino adesso avevano più elementi, diciamo così, innovativi, mentre l'ultima lezione è una classica lezione in cui prendiamo degli esempi pratici, pratici e vediamo come aiutare i nostri bambini ad arrivare agli standard richiesti sia per il Trinity, quindi domanda e risposta, ce ne andiamo esattamente sulla tipologia di domanda e risposta richiesta, e lo status. E quindi l'ultima lezione avremo una serie di esercizi pratici. Faccio vedere alcuni esempi. Per esempio, c'è tutta la sigla, aspetta. Hello and welcome to this pre. This is a kitchen. The kids are eating breakfast. Here is the window. Where is the clock? Ok. Quindi avete capito il concetto. Abbiamo un, diciamo così, modello di domanda che ci viene fatta dal madrelingua e vedremo, aiuteremo a impostare le varie possibilità di risposta, tenendo conto di tutti gli skills che abbiamo visto nelle puntate precedenti. Quindi skills di tipo articolatorio. Okay, lavoriamo proprio sulla pronuncia, skills di tipo sintattico, vediamo come costruire le frasi e skills di tipo comunicazionale. Ok, ho finito, sono in orario, nonostante questa volta sia stata veramente tanto, tanto, tanto lavoriosa. Spero che nonostante i problemi sia stata chiara lo stesso. Non so se qualche cosa vi è sfuggito oppure con l'avanti e indietro e i miei problemi tecnici vi ho distratto. Fatemi pure qualsiasi domanda, posso tornare indietro e spiegare meglio. Grazie per la pazienza, tra l'altro, perché stasera è andata come è andata. C'è qualche domanda? Grazie, grazie, siete molto gentili. Ok, va bene, grazie mille, grazie, molto gentili. Grazie, grazie. Va bene. Al di là dei ringraziamenti che assolutamente mi fanno molto piacere, anche perché onestamente parlando, al netto dei problemini, questa sera la cosa di cui volevo parlare sono cose per me molto importanti perché c'è dietro tanto studio e tanta, voglio dire, voglia di fare qualcosa di pratico e concreto e non sempre fare le stesse cose che secondo me portano sempre agli stessi risultati. Ma al di là di questo, ecco, dei complimenti, dei ringraziamenti di cui vi sono grata. C'è qualche cosa che volete approfondire, qualcosa che non sono riuscita a spiegare? Teresa, sì, certo che ci sarà un corso specifico sullo speaking, è quello di cui stiamo parlando, che comincia settimana prossima, per cui la risposta a quella domanda è facile, è una domanda ombrello. Sì, cioè, comincia il 14 di marzo. Ok, ci saranno Mi altri corsi? scusi, ma Prego. come ci si potrebbe iscrivere? Sono già chiuse le iscrizioni oppure No, si no, no, può... sono aperte le iscrizioni. Io E questa sera, come? sì, io questa sera mando un'email, Sì. Ok, ok, dove mando la registrazione, eccetera, e vi metto anche il link dell'iscrizione. perfetto, grazie mille. Grazie. Particolarmente se vi interessasse, segnalo che, va bene, è già cominciato, ma le iscrizioni sono ancora aperte. Sto facendo il corso sul listening, ok? Sul listening, sul reading. E sarebbe, se uno volesse veramente andare a fondo di questa questione, è interessante farli insieme, perché i corsi sono diversi, essendo pratici, evidentemente facciamo delle cose diverse, perché se fosse la teoria, basta una teoria sola, ma io non voglio fermarmi alla teoria, voglio mettere le mani in pasta e fare gli esercizi. Per cui i corsi sono diversi, ma veramente cioè, si incastrano perfettamente. Quindi se volete scrivervi soltanto lo speaking, c'è cioè lo speaking, se qualcuno volesse andare a fondo della questione, segnalo che è possibile iscriversi anche al corso di listening, anche se è già iniziato, tanto io le lezioni le registro tutte, per cui in effetti non si perde nulla, ok? Cioè, ve lo segnalo, lo dico Grazie.
è una cosa su cui, insomma, mi sto veramente appassionando tantissimo, questi corsi monografici nuovi. Ok. Scusa, una domanda. Dunque, il prezzo non è più in convenzione rispetto a quello che dicevi perché scadeva il 4 marzo, no? Mi pare la convenzione, giusto? Il prezzaccio, accio, accio, sì. Ah, ok. Comunque faccio uno sconto che faccio sempre. Quando ci sono, quando una persona compra due corsi, comunque è sempre il 25% di sconto. Se lo compravate entro il 4 marzo, sfioravate il 30%, però comunque sia avete sempre 50 euro di sconto, che è, no, scusate, 100 euro di sconto, che non è poco. Per cui è vero che se lo compravate entro lunedì, lo sconto era molto. Veramente non ho mai fatto uno sconto così, però insomma, comunque sia lo sconto c'è lo stesso, se ne comprate due ed è lo sconto del 25%, per cui non è poco, ecco. Non so se ho risposto alla domanda. Sì, grazie. Niente, se non ci sono altre domande, va bene. Allora, se non ci sono altre domande, io aggiorno la seduta. Questa sera vi manderò la registrazione, vi manderò insieme anche due link, un link, ah, sì, arrivo, ci sono delle domande, perfetto. Un link sarà il link di iscrizione al corso di speaking e l'altro, se volete, anche a quello di listening.